Coach Bonicelli, oggi è arrivata la prima sconfitta in campionato per l'APU All West Udine. Che cosa non ha funzionato questa sera? Ma innanzitutto bisogna fare i complimenti ai nostri avversari che sono venuti qui con una rotazione molto ridotta. Storicamente Casale Monferrato è una società seria, molto ben allenata, che ha tradizione di lungo periodo. E sono venuti qui nelle condizioni ideali, cioè a dire andiamo a Udine contro una squadra che ne ha 25 di fila, nessuno ci può dire niente se perdiamo, se vinciamo siamo gli eroi della settimana. Quindi complimenti a loro perché hanno saputo vivere al meglio quella che in Italia è storicamente la condizione nella quale noi amiamo vivere, cioè quella degli sfavoriti. Noi favoriti non riusciamo a essere perché impazziamo subito, perché sentiamo le responsabilità, la pressione. Dopodiché, voglio dire, è chiaro che una squadra che ha ottenuto 5 vittorie complessivamente, secondo me, di buon livello, tirando col 45% da 3 punti e quindi bilanciando molto il gioco interno e il gioco interno, quando oggi tira con credo il 20 o poco più del 20 e complessivamente con i suoi esterni, cioè con i giocatori che sono genericamente deputati ad aprire l'area, fa 9 su 38 dal campo, cosa che può succedere? O tu produci una difesa, diciamo siamo andati 9 punti sopra il nostro range, quello sul quale pensiamo di poter competere, cioè i 70. E in più da un punto di vista emotivo, in una settimana nella quale abbiamo avuto pochissimo tempo di allenarci, cosa che per una squadra nuova come la nostra resta ancora indispensabile, l'inizio, paradossalmente, un inizio straordinario, dove eravamo 19 a 5, è stato ancora una volta ingannatore, nel senso che quella tensione nervosa che sicuramente c'era e della quale io non posso lamentarmi, anche perché abbiamo finito pressando, recuperando palloni, quindi non ho nulla da imputare dalla squadra perché non ho mai visto un giocatore che tiri per sbagliare, no? Capita. Quell'inizio lì, effettivamente splendido, probabilmente ha abbassato di un tono diciamo, la nostra tenuta agonistica, cioè in qualche maniera ci siamo illusi che fosse facile. Non succede niente di drammatico, nel senso che se esistesse una media inglese siamo ancora abbondantemente in vantaggio. Spero che questa arrabbiatura che era percepibile negli spogliatoi ci serva, come sono sicuro, peraltro conoscendo la qualità delle persone, una buona settimana di allenamenti e andare a competere a Verona, altra squadra che diciamo rispetto a noi in questo momento più favorita di noi, se si può passare questo termine. Di sconfitte ne ha già avute due, a testimonianza di una cosa, che questo è un campionato dove sicuramente ci sono nel nostro girone perlomeno 4-5 squadre che in termini di profondità di roster, di ambizioni sono superiori alle altre, ma questo è un campionato nel quale, come le altre partite che abbiamo vinto, ci dimostrano che non possiamo assolutamente, nessuno può permettersi di rilassarsi. Noi non ci siamo rilassati, abbiamo semplicemente giocato al meglio delle nostre possibilità, segnando molto poco da lontano, non aprendo la scatola, e di conseguenza contro una squadra molto spensierata, nella quale questo piccolo Valentini, che io conosco da tempo, anche oggi è stato il killer della partita, più dei due americani, hanno prodotto un risultato che non ci deve assolutamente portare al suicidio, perché capita nella stagione di vincere o di perdere, e si tratta di capire quello che si è sbagliato, di continuare a lavorare, di mantenere serenità. Perché continuo a ribadire che le partite che bisognerà vincere per forza arriveranno a maggio.